just a little, huh? What do you think? Yes, why not? Come va? Oh, ce la presti per un po' la tua bella? What are you doing? Mike! Che fai, eh? Please! Vattene! No! Vattene! Oh, Mike, come! Let's go, Mike! Grazie, Eugene. Alzati, Prosper. È ora. Mi scusi. Signor.
signor commissario, il direttore l'aspetta. Buongiorno, signor commissario. Buongiorno. Si accomodi. Un sigaro? Con piacere, grazie. Si tratta della moglie di un americano, Michael Clark. Sono arrivati 8 giorni fa in compagnia dei figli, di una istitutrice, la signorina Darroman, e di una governante, la signora Burns. Avevano prenotato la suite 110 per un mese, una delle migliori. A che ora è successo? Il medico dell'hotel pensa che sia stata strangolata tra le 6 e le 6:30 di questa mattina. Era il tipo che si aggira nei sotterranei, la signora Clark? Oh, no. Sono ottime persone. Il signor Clark è un importante industriale di Detroit, nel Michigan. La moglie parlava il francese senza accento. E gli altri? L'istitutrice, la signorina Darroman, è una bella donna. Gertrude Burns, invece, è molto ordinaria, accudisce il bambino. È la governante. Sono stati tutti informati? Soltanto la governante ne è sconvolta. L'istitutrice non ha dormito in albergo la notte scorsa e il signor Clark è partito ieri sera per Roma, un viaggio d'affari. Sa quale treno ha preso? No, lo domando al portiere. Pronto, Antoine? Sa che treno ha preso il signor Clark? Sì, della suite 110. E non ha fatto portare le sue valigie alla stazione? Quale taxi? Desiree? Ah, grazie. Ha preso il taxi di Desiree, che parcheggia abitualmente davanti all'albergo. Lei permette? La prego. Giudiziaria? Signorina, per favore, mi passi l'ispettore Luca. Può dire al portiere di avvertirmi quando arriva Desiree? Sei tu, Luca? Fila alla stazione di Lione e informati su un certo Michael Clark. Ieri sera ha preso il treno per Roma. Sì, in vagone letto. Un industriale americano. E chiedi a Jean-Vier di informarsi sulla signora Clark di Detroit. Forse di origine francese. Forza, Fila. Buongiorno, dottore. Buongiorno, salve. L'hanno aggredita alle spalle. Il corpo non è stato trascinato, mancano tracce di polvere. Commissario, pensa che l'abbiano uccisa qui. È stata trovata nell'armadietto. Faccio avvertire la procura. Non toccate niente per il momento. Chi ha rinvenuto il cadavere? Prosper D'Ange, il responsabile della caffetteria. Lavora qui da molto? 5 anni, ma aveva già lavorato per altri grandi alberghi. E lei ne è soddisfatto? È un collaboratore serio. Scusi, signor direttore. Chiedono del commissario Maigret al telefono. D'accordo. No. Novità? Sì. Sul treno per Roma di ieri sera nessuna prenotazione a nome dell'americano. Please let me pass. I've got to go through, please. Is it true that Mrs. Clark has been murdered? Yes, Miss Darroman. Che cosa dice? Se è vero che la signora Clark è stata assassinata. I've got to see the body. Yes, Miss Darroman, vuole vedere il corpo. Did you reach Mr. Clark? Does he know? He's in Rome. Ma.
Venga, signorina, la prego. Le chieda se riconosce la signora Clark. Do you recognize Mrs. Clark? Of course I do. Sì, la riconosce. Allora le chieda di accomodarsi nel suo ufficio, vorrei farle qualche domanda. Commissario McGray, want to ask you a few questions in my office. No, I don't want to answer any question. Non vuole. Le dica che in qualità di capo della squadra speciale della polizia giudiziaria. I know he's from the police. I still won't answer any question. Is that clear? Sa che lei è della polizia, ma non intende rispondere alle sue domande. E perché non vuole rispondere? Why won't you answer to his questions? Because I will only reply to an official summons. Risponderà solo dietro convocazione ufficiale. Bene, richiamatemi. Oh no, non dalla cucina. Passate di là. La poulard, il giardiniere, le pantofine. Allora? Allora che? C'è qualche novità? Nessuna novità. Envoyé, la tua candidatura. Aspetto notizie, commissario. Attention, j'ai un nouveau commerce. 4 menus complets avec 2 foie gras, 2 bouchées. Oui. Poursuivre. Côte de bœuf pour 4, 2 saignants de la poire. Pâtissier, envoyé. Une compote de fruits, une pêche belle balle de charlotte aux fraises. Saucier, deux bouchées à la reine. Oui. Attention, ça marche. Une omelette maillard vert, on est deux. Deux mix grill, 100 foie de veau. Une pompe en neuf avec salade mimosa. Comment? Emilien Godin, 38 ans. Lavorava a Aix-les-Bains. Ma guarda. Posso vedere i suoi documenti? Ah, domani non ci sono, eh? Mi sono fatto spostare il giorno di riposo. Buongiorno, commissario. Buongiorno. Accidenti, che giornata. Un altro posto mangiavano anche l'albergo. Quindi non l'ha accompagnato alla stazione di Lione? No, no, affatto. Me ne ricordo benissimo. L'ho preso verso le 7 di sera. Mi ha chiesto di portarlo in Rue de l'Ambre, davanti ad un albergo, il Montparnasse. Scusi, lei è stato occupato tutto il giorno, non ho voluto disturbare. L'accompagno, vorrei fare due chiacchiere con lei.
Jean Ramuel, che cosa faceva prima di lavorare al Majestic? Era contabile in una banca. La Michaud e figli, credo. Michaud e figli. Rue Comartin, sì, mi ricordo, sì. Un brutto affare, bancarotta fraudolenta. Che cosa ne pensa di Ramuel? Non sembra molto in forma. Credo che abbia problemi di salute. Il fegato? Sì, si è preso una malattia che ha attaccato il fegato. Lei è il responsabile della caffetteria dell'albergo, giusto? Vorrei capire, come si arriva a scegliere questa professione? Non per vocazione, non è che a 15 anni ha detto io farò il capo della caffetteria. No, veramente non me lo sono mai chiesto. Sono stato fattorino d'albergo, cameriere di bar, a Nizza prima e poi a Aix-les-Bains, al Grand Hotel. E lì il direttore mi disse che non avevo il fisico per il servizio clienti e mi ha proposto la caffetteria. Ci sono rimasto 5 anni. Poi sono venuto a Parigi e ho accettato il posto alla caffetteria del Majestic. Ho saputo dal portiere dell'albergo che almeno 2 persone la notte scorsa hanno dormito nel sotterraneo. Uno era Ramuel, il contabile. Sembra che viva con una megera che lo mette regolarmente alla porta. Nelle cucine si ride di questo. Da qualche tempo passa tutte le notti nel suo ufficio. Sa se il direttore ne è al corrente? No, perché è proibito. È là, al 5. Lei mi aspetti qui. Anche il ballerino pare che dorma nei sotterranei. Come lo chiamate? Zebio. Uno strano personaggio, non trova? Sui manifesti appare sotto il nome di Eusebio Fualdès, ma in realtà si chiama Edgar Fagonet. Pare che dorme in albergo quando non può pagarsi un taxi, come ha fatto la notte scorsa. Ha anche ballato diverse volte con la signora Clark, la vittima. Buonasera, signor commissario. Le dispiace se entro un momento con lei? Come vuole. Sono io. Signore, chiedo scusa, ma di solito Prosper non porta gente a casa. Il commissario Maigret della polizia giudiziaria. Il commissario Maigret? Che cosa succede? Niente, signora. Oggi ho avuto l'occasione di visitare le cucine del Majestic e ho fatto la conoscenza di suo marito. Mio marito? Gli hai raccontato che siamo sposati? Ah, no, l'ho supposto io. No, viviamo insieme, nient'altro. Siamo più amici che... Lei capisce cosa voglio dire. Sa, Prosper e io ci conosciamo da una vita. Volendo potremmo anche sposarci. Non cambierebbe molto le cose. Dico bene, Prosper? Oh, sì. Si accomodi. Possiamo restare anche qui, in giardino. Ma no, mettetevi in cucina. Starete meglio per parlare. Tanto io mi devo vestire ora. Sa, signor commissario, noi è come se giocassimo a nascondino. Quando io rientro, lui esce. Quando rientra, lui esco io. Giusto il tempo di un boccone insieme. Dico bene, Prosper? Oh, sì. Gradisce qualcosa da bere? Anzi, è pronta la cena, se vuole fermarsi. Prepari tu la tavola? Sì. No, grazie, non ho tempo. È stato commesso un omicidio questa mattina al Majestic. Un omicidio? Sì. E volevo chiedere al signor Donge qualche informazione. È accaduto nel sotterraneo quando non c'era quasi nessuno oltre lui. Ed è qualcuno che tu conosci? No, è una cliente dell'hotel, la moglie di un industriale americano. Occupavano con i loro 2 figli, la governante e l'istitutrice, un appartamento da più di 2.000 franchi a notte. Alle 6 del mattino l'hanno trovata strangolata nello spogliatoio del sotterraneo. Cosa ci è andata a fare in quel sotterraneo? La signora Clark. Soprattutto alle 6 del mattino. Non è facile immaginare che cosa potesse cercare una ricca americana nei sotterranei di un grand hotel la mattina così presto. Emilienne Clark, nata Gauden.
Per caso non l'avete conosciuta? Io? No. Non come signora Clark, come Emilienne Gaudin. O meglio, Mimi. Sì, prima di sposarsi faceva l'entraîneuse a Aix-les-Bains. In quel periodo lavoravate lì anche voi due, no? Avreste potuto conoscerla. Mimi, Emilienne Gaudin, no, mai sentita. È sicuro che era ad Aix? All'Oasis, dietro al Grand Hotel. No, non ho conosciuto nessuna Mimi. E tu, Prosper? No. Scusatemi se vi ho disturbati. Buonasera. Ma non vuole prendere qualcosa? No, grazie. Devo scappare. Buonasera, signor commissario. Ha raggiunto l'americano alla stazione, ma non hanno preso il treno. Prima sono andati all'ambasciata americana. E poi, un po' più tardi, hanno preso un taxi fino all'Avenue Friedland, al 14. È un palazzo occupato praticamente da studi legali. Sono usciti da lì dopo una mezz'ora con un tizio che parlava inglese o americano. Sono andati direttamente dal giudice Bonneau e lì li ho lasciati. Al mio rientro in ufficio ho trovato un messaggio del giudice. Vuole essere chiamato con urgenza. Ha ancora bisogno di me, capo? No, puoi andare a casa. Grazie. Buonasera. Buonasera, capo. Allora, Luca, cosa hai scoperto? È un tipo curioso, questo Clark. Dà l'impressione di essere un uomo d'affari tutto ad un pezzo, ma poi seguendolo questa notte ho scoperto che si comporta come un ragazzino. Dai, siediti. Prima ha portato l'istitutrice in un ristorantino de Rue des Abbesses. Il padrone se le ricorda bene, hanno preso due bottiglie di champagne e si abbracciavano come se fossero stati soli nel bistrò. Si toccavano da tutte le parti, se mi permette l'espressione. E poi, per chiudere in bellezza, verso le 4 del mattino sono andati in un alberghetto di Rue de Lambe, il Montparnasse. Che tipo curioso. Buonasera, commissario. Buonasera. Avanti. Signor giudice. Buonasera, commissario. Si accomodi. Lei non parla inglese, vero? No. Già, è come pensavo. Ecco, io credo sarebbe preferibile che lei non si occupasse, voglio dire personalmente, del signor Clark e del suo entourage. Il signor Clark è venuto da me nel pomeriggio con il suo avvocato. È un personaggio di riguardo. Ha delle relazioni d'affari ad altissimo livello. Prima che lui arrivasse, ho ricevuto una telefonata dall'ambasciata americana. Lei capisce, vero? Evitiamo cantonate. L'avvocato del signor Clark ha insistito perché prendessi io la dichiarazione del suo cliente. Per lei è un lavoro fatto. Domani mattina il cancelliere le rimetterà copia del testo. La riassumo in due parole. Clark doveva recarsi a Roma per i suoi affari. Da qualche tempo è fidanzato con la signorina Darroman, la giovane istitutrice che si occupa dei figli. Ha detto fidanzato. Credevo che fosse sposato. Sì. Ma contava di divorziare presto. La moglie non era ancora al corrente. Effettivamente, il fidanzato è un modo di dire. Comunque, ha approfittato di questo viaggio a Roma per... passare la notte a Parigi con la sua fidanzata. Lei ha torto, commissario, a metterla su questo piano. Clark mi ha fatto un'ottima impressione. Le abitudini degli americani sono evidentemente diverse dalle nostre, non possiamo giudicare.
Comunque, mi ha raccontato esattamente quello che ha fatto nelle ore che hanno preceduto il delitto. Le sarà facile controllare. È già stato fatto. E allora? Nessuno, a parte la signorina Darroman, ha visto il signor Clark dopo le 4 del mattino. Cosa intende dire? Niente di più. Signor commissario, le ripeto che siamo in presenza di un personaggio importante, protetto dall'ambasciata degli Stati Uniti. Lo so. Non si preoccupi. I miei rispetti, signor giudice. Vi mando subito il cameriere. Buonasera, commissario. Signor ispettore. Buonasera. Vi trovo un tavolo. Niente di grave, spero. No. Soltanto voglia di distrarci un po'. Se posso esservi utile in un modo o nell'altro, io conosco bene il mio personale. Se vuole informazioni. Quanto ai clienti stasera è il solito tram tram. Stranieri, provinciali. Cosa vi serve? Un cognac. Due. Aspettami un momento. Maledetti sporcaccioni. Si vestono come principi e pisciano come porci. Oh, scusi, non l'avevo vista, signor commissario. Buonasera, signora Charlotte. È libero? No, no, grazie. Io non so niente di niente, signor commissario. Non si preoccupi. No, ma mi sono accorta come mi guardava oggi a casa. Lei è convinto che io... Ah, sì. Che lei conoscesse la signora Clark, Mimi. Davvero non se ne ricorda? No. Eppure siete state tutte e due entraîneuse a Aix-les-Bains. Non c'era un solo locale notturno. Ma anche lei era l'Oasis, giusto? E allora? Allora? Allora niente. Lei vuole dare addosso a Prosper, signor commissario. Ma se lo conoscesse. Ma io non gli do addosso. Lui non è mai andato a scuola. Tutto quello che sa l'ha imparato sui libri. I libri sono la sua passione. E il suo grande sogno era di avere un figlio. Un figlio che diventasse qualcuno. Povero Prosper, non ha avuto fortuna con me. Io non posso avere figli. Lei conosce il signor Ramuelli, contabile? No. Vede, una cosa che mi ha colpito... Non dovrei dirgliela perché è coperta da segreto istruttorio. Spero che resti fra di noi. Una cosa mi stupisce. La pistola trovata nella borsa della signora Clark è stata comperata il giorno prima da un armaiolo di Rue Saint-Honoré. Non lo trova strano anche lei? Una donna ricca, sposata, madre di famiglia, arriva da New York, scende in un grand hotel e d'un tratto si compra una rivoltella. E non un giocattolino, un'arma seria. Sorprendente, no? Si può supporre che la stimata signora Clark abbia avuto un passato piuttosto tumultuoso e che una vecchia conoscenza abbia cercato di ricattarla. Lei non sa se Ramuel è vissuto a Aix-les-Bains? No. E Garfagonet? E Eusebio, il ballerino professionista? No, non so niente. Potrebbe essere stato benissimo un qualsiasi ragazzo dei piani o il guardiano notturno. Peccato che lei non abbia conosciuto Mimi. Avrebbe potuto dirmi chi frequentava quel tempo e mi avrebbe evitato un viaggio a Aix-les-Bains. Beh, pazienza. Prenderò il primo treno. Arrivederci, signora Charlotte. Arrivederci, signor commissario. Scendi alle toilette e sorvegliala. Sicuramente farà una telefonata. Sì, aspetto. Sì, grazie. Pronto? Il bar degli amici? Sei tu, Jean?
Sì, sono io, Charlotte. Ma sì, senti, Jeanne, è molto importante. Devi assolutamente dire a Gigi che se la interrogano su Mimì... Emilien, te la ricordi? La bionda riccia, sì. E se la interrogano su Mimì, lei non sa niente. E soprattutto non parli di Prosper. Lascia perdere. Dille solo che lei non conosce né Mimì né Prosper. Hai capito bene? Conto su di te. Prossima fermata, Aix-les-Bains. 10 minuti di sosta. Per favore, signore. Il bar degli amici. Sempre dritto. Sulla sinistra. Grazie, grazie. Signori? Una birra. Buongiorno, signori. Salve, Jean. Salve. Tieni, oggi ti ho messo dei piselli speciali. Vedrai che buona ricetta. Grazie. Dica, signor Jean, è da molto che ha questo locale. Lei è della polizia? 15 anni. Ti saluto, Jean, a domani. Ciao. Tiene aperto tutta la notte? Sì. Conosce per caso una certa Gigi? Gigi? No. Ha mai avuto problemi con la polizia per le macchine mangiasoldi o giochetti simili di là nella sala interna? E allora? No, le faccio questa domanda perché se ha già avuto una condanna, la sua situazione potrebbe diventare delicata. Charlotte è molto carina, telefona agli amici per chiedere una cortesia, ma dimentica di precisare di che si tratta. Io so che quando si ha un'attività come la sua e si ha già avuto qualche noia, si cerca di non farsi coinvolgere in nuovi impicci. Chiamerò la Buoncostume e sicuramente saranno in grado di dirmi dove trovare Gigi. Lei permette? Aspetti. Ha detto farsi coinvolgere. Coinvolgere in cosa? È grave? Sì, un po'. Omicidio. Omicidio? Vuole vedere Gigi proprio oggi? Ho passato la notte in treno apposta. Ah, posso pure dirle dov'è, ma non si aspetti di cavarne granché. 2 giorni su treno si regge in piedi. E cioè? Quando rimedia la dose va fuori dal mondo, come un extraterrestre. Beh, ieri, dopo la telefonata di Charlotte, come per incanto l'ha trovata. Così oggi, come dice lei, è un extraterrestre. Ha un monolocale in città, ma questa notte non si reggeva in piedi. È di sopra, nella 25. Che cosa c'è? Che ora è? Sei già arrivato? Spogliati da solo. Vuoi giocare al dottore? Che cosa ti ha detto il signor Jean questa notte? Jean. Jean è un amico. Ti ha rifilato la droga ieri sera. Ti ha parlato di Mimì e di Prosper. Prosper. Che coglione, io l'adoro.
Quando penso a lui mi viene da piangere. Ne hai un po' di... Gli volevi bene, Prosper? L'adoro. Non è un uomo come gli altri. Ha un cuore grande come una casa. Non è su una puttana come Mimì che doveva cadere. Tu lo conosci? È un tipo favoloso. Un po' sì. Lavorava al Grand Hotel quando tu eri all'Oasis con Mimì. E Charlotte. Non si deve parlare male di Charlotte. È una bravissima ragazza. Aveva preso una cotta per Prosper, ma lui, poveretto, non se ne accorgeva. Avrei fatto bene a dirglielo. Era l'amante di Mimì? Strisciava davanti a lei. Il coglione. Quando se n'è andata, non voleva più vivere. Diceva che voleva suicidarsi. Sei davvero un amico suo? Il bambino, quando l'ha avuto? Sì, il bambino. Sei sicuro che non ce n'è un po'? Non vuoi andare a chiederla a Jean? Ti farò quello che vuoi. Non hai che da chiedere. Sono in gamba quando mi ci metto. Fammela a cercare, va. Tra un momento, te lo prometto. Mimì ha lasciato Prosper per andarsene con l'americano, eh? Chi te l'ha detto? Prosper? Ha incontrato il merlo americano all'Oasis. L'ha portata dappertutto, a Deauville, Candy, a Ritz. Bisogna dire che Mimì ci sapeva fare. Era la più furba di tutte noi, quella troia. Un giorno mi scrisse che era rimasta incinta e aveva fatto credere al merlo che il bambino era suo. Più in là mi riscrisse per dirmi che aveva rischiato di fregarsi perché il bambino aveva una maglia di vino come Prosper. Di, non sei mica della polizia tu? Aspetta, che mi aveva detto Jean? Cos'è che non dovevo dire? Mi ha fatto giurare di non aprire bocca con nessuno. Tu sei della polizia, dillo! Che cosa gliene può fregare alla polizia che Mimì è Prosper e poi sei un bel porco? Avanti, calmati. Vieni a tenermi compagnia. Soddisfatto adesso? Lei è una bella carogna. Io credevo di parlare con un amico, invece era un piedipiatti. Bella cretina, sì. Ma bravo, non ha perso tempo per arrestare Prosper, eh? Chi ti ha detto che l'hanno arrestato? Mi ha telefonato Charlotte. Piangeva tanto che non capivo una parola di quello che diceva. Mi ha chiesto se avevo parlato. Parlato, e come lo so io? Non me lo ricordo più quello che ho detto. Bonneau ha fatto arrestare Prosper Donche. Sì, lo so. Perché? Ha ricevuto una lettera anonima. Io non l'ho letta, ma a quanto dice, Donche è stato l'amante della signora Clark. Ha avuto un figlio da lei e lui l'ha minacciata più volte. Che altro dice? È tutto. Bonneau è felice, per lui è un tentativo di ricatto al quale la Clark non ha ceduto. E Donche? Il giudice l'ha interrogato, ma niente da fare. Vuole parlare solo con lei. Buongiorno, signor commissario. Ha chiesto di vedermi? Sì, non ho voluto parlare col giudice. È convinto che sono colpevole. Su, venga. Ha mangiato? No.
Vai a prendermi delle birre e qualche pasticcio. Sì, signore. Dia le manette. Ho visto Gigi a Aix-les-Bains. È arrivata stamattina a Parigi. Deve essere con Charlotte. Sigaretta? No, grazie. Ha visto il piccolo? No. Io l'ho intravisto nella hall dell'hotel. Le giuro che... Suo figlio, lo so. Si siede. Mi assomiglia. Prende. Grazie, non ho fame. Davvero? In tutti i casi, adesso, non mi riprenderanno più al Majestic, né altrove. Anche lei crede che l'abbia uccisa io? Lei amava la signora Clark? Io non ho avuto molte storie con le donne. Le facevo ridere piuttosto quando diventavo un po'... Sentimentale? Sì. Quando ho visto Mimì per la prima volta con le altre due. Charlotte e Gigi? Sì. Ero innamorato pazzo di Mimì. Poteva fare di me quello che voleva. Speravo che un giorno mi sposasse. Avrebbe dovuto scegliere Charlotte. Ma io amavo Mimì. Ieri il giudice ha detto che di lei mi piacevano soprattutto i soldi che mi portava. Birra? Un giorno è partita con l'americano e non ne ho più sentito parlare. È riuscita a farsi sposare. Non avevo più voglia di niente. Charlotte è stata formidabile, mi ha aiutato. È venuta a vivere con me. Non potevo più sopportare Aix-les-Bains, il Grand Hotel, l'Oasis, il bar degli amici. Erano legati a troppi ricordi. Ho cercato un lavoro a Parigi. Lei mi ha seguito. Al principio vivevamo come fratello e sorella. Non potevo dimenticare Mimì. Lei sapeva che Mimì aveva un figlio suo? No. L'ho saputo molto dopo. Con Charlotte ormai formavamo una coppia vera. Pensava che fossi guarito. E si è tolta il peso, mi ha detto tutto. Mimì si era servita del bambino per farsi sposare. Allora le scrissi. La supplicai di rendermi mio figlio. Non mi ha mai risposto. Charlotte sapeva che l'aveva scritto? No, scrivevo dall'hotel Majestic. Sempre dall'hotel? Sì. Che cosa le scriveva? Non lo so più. Ero fuori di me. Io la supplicavo di rispondermi, forse le ho detto che... Se non mi dava mio figlio, forse io... Io cosa? Non l'avrei mai fatto. Ero così furioso che posso averla minacciata, ma non l'avrei mai fatto. Come ha saputo che Mimì era a Parigi? È stato per puro caso. È stata 8 giorni al Majestic senza che io lo sapessi. Noi non conosciamo i clienti, non li vediamo mai. Un giorno ho sentito una cameriera parlare di una certa signora Clark. Siccome io non parlo l'inglese, ho chiesto a Ramuel di informarsi per scoprire se veniva da Detroit e se aveva un figlio di 7 anni. Quando ho saputo che erano tutti e due lì, ho cercato di vederli, non ci sono riuscito. Era difficile. Lei capisce, signor commissario? Ci provo.
Anche se mi avesse chiesto di tornare a vivere con lei, credo che non avrei potuto. Forse non l'amavo più, non lo so. Comunque non avrei potuto lasciare Charlotte. Volevo soltanto vedere il bambino. Mio figlio. Capisce, signor commissario? Sì, sì. Ho girato per ore nell'albergo sperando di vederlo. Non sapevo quello che facevo. E intanto c'era il servizio, i caffè da preparare, i bricchi del latte da riempire, i vassoi. Non ce la facevo più. Così ho deciso di scrivere. Volevo vederla. Quando arrivo la mattina alle 6 non c'è nessuno nel sotterraneo. Quindi era facile. L'ha minacciata? Io non me lo ricordo. Sì. Forse ho scritto che se non veniva ero capace di tutto. Vale a dire? L'avrebbe uccisa? No, questo no. Le avrebbe portato via il bambino? Non lo so. Sarebbe andato da suo marito? No, io... Ma se mi avesse impedito di vedere mio figlio, credo che l'avrei anche potuto uccidere. Comunque ero in ritardo, avevo bucato. Sono corso allo spogliatoio. Non ho visto Mimì, ho pensato che fosse risalita in camera. Ho aperto l'armadietto ed è spuntata la sciarpa. Allora è arrivato in ritardo perché ha forato. Sì, una ruota della bicicletta in Avenue Foch. Mi ha visto un agente. Perché non mi ha raccontato tutto questo la prima volta? Mi dicevo che non mi avrebbe creduto. Speravo che non si pensasse a me. Lei andava dappertutto, interrogava tutti. Mi passava davanti senza rivolgermi la parola. Quando mi ha raggiunto in taxi, ho capito che seguiva la mia pista. Charlotte, stamattina mi ha chiesto perché non le ho detto di averla uccisa. Persino Charlotte. Come ha fatto a far arrivare la lettera alla signora Clark? Tramite un fattorino dell'hotel, un ragazzo mi ha detto di averla consegnata nelle sue mani. Cosa si può fare per il piccolo? Non ha più la madre. Lo lascerà ripartire per l'America? Il giudice le farà un nuovo interrogatorio. Dovrà ripetere esattamente quello che ha detto a me. Puoi venire. Va, lavoratori. Lucas cerca di rintracciare un agente che Prosper Donge avrebbe incrociato l'altro ieri sera verso le 6 in Avenue Foch. E fammi un rapporto dettagliato su Ramuelli, il contabile. Mi piacerebbe sapere cosa faceva prima di entrare al Majestic. Voglio più informazioni possibili. Janvier, tu fai altrettanto con Edgar Fagonet, il ballerino argentino. Sono già 2 ore. Scusi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, commissario. Si accomodi. Non l'ha stancata troppo il viaggio? Bene. Abbiamo scoperto le stesse cose. Io a Parigi, stando qui nel mio ufficio, e lei ad Aix-les-Bains. Divertente, no? Veramente. Divertente, sì.
Cosa ne pensa di questa faccenda? Ho qui la deposizione di Prosper d'Ange. Mi ha ripetuto quanto detto a lei stamattina. Insomma, ha confessato tutto. Tutto salvo il delitto. Salvo il delitto? Ben inteso. Sarebbe troppo. Ma ha confessato di aver minacciato la sua ex amante. Ha confessato di averle dato appuntamento nel sotterraneo dell'hotel. E la sua lettera era così rassicurante da indurre la donna a comprarsi una rivoltella. E c'è la storia della gomma bucata che l'ha fatto tardare, ma... Guardi che non è una storia. Lei come lo sa? Potrebbe averla bucata apposta prima di entrare nell'hotel. Sì, ma non l'ha fatto. Abbiamo trovato la gente che l'ha incrociato in Avenue Foch. È un dettaglio. Tenga. Legga, legga, vedrà. Osservi la busta. È stata imbucata alla posta di Rue Le Pic, vicino al Pelican, il dancing dove lavora l'amante di d'Ange, Charlotte Verdier. Può constatare, non è vero, che la stessa scrittura. Il quaderno è stato preso a casa di d'Ange e le ricette di cucina sono state ricopiate dalla sua amante. Lo so che non abbiamo spesso le stesse idee, la polizia e noi, ma ammetta che non siamo sempre noi ad avere torto. Se Prosper d'Ange è davvero il bravo uomo che ci è stato descritto, perché la sua amante manderebbe una lettera anonima per incastrarlo? Non lo so. Vedrà, questa inchiesta non si trascinerà a lungo. Ho mandato d'Ange alla Santé. Quando lei avrà messo alle strette Charlotte Verdier, avremo finito. Pronto, sì? Sì, cara, verrò in orario. Buongiorno. Ho fatto una lunga conversazione con Prosper questa mattina. Che ha detto? Dice che non ha ucciso Mimì. Vedi, che cosa ti dicevo, eh? Ho incontrato anche il giudice Bonneau. Ha ricevuto una lettera anonima a proposito di Prosper e Mimì. Una lettera anonima? È suo questo? Sì, è il mio quaderno delle ricette. E la sua scrittura? Sì. Vuole prendere una matita. Per fare cosa? Ora glielo spiego. Scriva... Non scrivere, Charlotte. Con un piedi piatti come lui non si sa mai. Oh, non rischia niente, si fidi di me. Forza. Signor giudice... Le scrivo per il caso d'Ange che ho letto sui giornali. Signor giudice, le scrivo... Per il caso d'Ange che ho letto sui giornali. Per il caso... Letto sui giornali. Scrive sempre con due L, giornali. Sì, perché? Come si scrive? Con una sola. Una sola. Tenga, guardi questa lettera. Oh, non è possibile, guarda, sembra la mia scrittura. Chi l'ha fatta? Vorrei saperlo anch'io. Credeva che ero stata io, eh? Non ho creduto affatto, mi stupiva. Quello che vorrei sapere è chi, oltre a Gigi e lei, era al corrente della relazione di Prosper e Mimì. E soprattutto dell'esistenza del bambino. Ti viene in mente qualcuno? Oltre a noi... Ce l'ha ancora la lettera che Mimì le ha scritto dopo il matrimonio? Vorrei vederla. No. Dagliela. Non vedi che cerca di togliere Prosper dalla merda? Posso aiutarla, signor commissario? No, grazie. Mm.
cara Gigi, eccomi. Ci ho messo tanto, ma eccomi. Tu e Charlotte ridevate quando vi dicevo che sarei diventata una vera signora. Ebbene è fatta. Ci siamo sposati ieri, in bianco, in chiesa, con un prete vero. Lo puoi dire a Charlotte, ma non dire niente a Prosper. Poveretto, soffrirebbe troppo. Non so come ho fatto a resistere con lui più di un anno. Comunque, senza saperlo, mi ha fatto un bel favore. Per il bambino, fortunatamente, ho trovato un medico molto simpatico che mi ha aiutato a imbrogliare un po' sulle date per far credere a Mike che stava per diventare padre. Yes. È l'appartamento del signor Clark. Yes, but I'm sorry, Mr. Clark is not in. Mi scusi, ma non capisco. Polizia giudiziaria. Mr. Clark non c'è. Please, lei riviene più tardi? Please, if you could only tell me what are you here for? Gliel'ho già detto, non capisco l'inglese. Tu parli francese? Sì, un po'. Come ti chiami? Jonathan. What were you doing in my room? Prego? I said, what were you doing in my room? Non capisco, mi spiace. Ho detto, cosa ci faceva nella mia stanza? Io sono commissario di divisione, caro signore, e... Leave us alone! Don't be stupid, Michael! No! Signori, signori, vi prego, calmatevi. Please, Mr. Clark. Dica a questo signore che sono costretto ad arrestarlo per offesa a pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Sono desolato, signor giudice, ma mio malgrado sono stato costretto a mettere il signor Clark in stato d'arresto. E in virtù di quale mandato? Il signor Clark mi ha aggredito. What are you looking at me? I know exactly what I've done. Cosa dice? Look, I'm an American citizen. I'm not going to allow this man to violate my rights. Che cosa dice? Io non capisco l'inglese. Allora forse sarebbe il caso di chiamare un interprete. Sì, certo. Vada a cercare un interprete. Può tradurre quello che dice il signor Clark? Will you please tell this man that he has no right? Che cosa dice? Dice che lei non ha il diritto. Tell them that I want to know why Miss Derriman and myself are being followed for a French police officer and why this man went into my room for absolutely no reason. Allora? Avanti, traduca. Il signore vuole sapere perché la signorina Darroman e il signore sono pedinati da un poliziotto francese. Ma è vero quanto dice il commissario? Verissimo. Che altro ha detto? Ha detto che lei è andato nella sua stanza. Ho bussato alla porta educatamente e ho chiesto alla persona che era lì se potevo vedere il signor Clark. Io non capisco, commissario, un uomo come lei con 35 anni di esperienza. Il signor Clark ha certamente passato la misura. Ma lei, da parte sua, avrebbe potuto dare prova di un po' più di tatto. Please, permette. This letter is my wife's handwriting. Ha riconosciuto la scrittura di sua moglie. Commissario, vorrebbe spiegarmi di cosa si tratta? È un documento che mi hanno appena dato. Volevo mostrarglielo per metterlo nel fascicolo, ma il signor Clark se ne è impadronito prima che lei ne prendesse visione. This letter has been written by my wife.
Are you telling Danny that put a finger on my wife's affairs? I'm going to be complaining to my embassy. Cosa dice? Dice che se si è permesso di frugare tra le cose di sua moglie si rivolgerà alla sua ambasciata. Commissario, se si è davvero introdotto nella camera del signor Clark per frugare... Well, read the letter to me. Mi chiede di tradurgliela. I demand that you translate this letter immediately. Esige che gli venga tradotta immediatamente. Io non la leggo ad alta voce. Perché no? Vuole che lo faccia io? No, no. Traduca. Mia cara Gigi. My dear Gigi. Eccomi, ci ho messo tanto, ma eccomi. I've done it. It took me long enough, but I have done it. Tu e Charlotte ridevate quando vi dicevo che sarei diventata una vera signora. You were used to laugh, Charlotte, and you when I said, when I told you I was to become a real lady. Go on. Ebbene, è fatta. Ci siamo sposati ieri, in bianco, in chiesa, con un prete vero. Well, I have done it. We were married yesterday in church, all in white, with a real priest. Puoi dirlo a Charlotte? Io canto a Charlotte. Ma non dire niente a Prosper. Poveretto, soffrirebbe troppo. But don't tell Prosper. Poor thing, it will hurt him. Non so come ho fatto a resistere con lui più di un anno. I can't imagine. I can't imagine how cold I stayed with him for more than a year. Comunque, senza saperlo, mi ha fatto un bel favore. However, without knowing it, it got me out of a tight spot. Per il bambino, fortunatamente, ho trovato un medico molto simpatico. Luckily for the child, I came across of a very friendly doctor. Che mi ha aiutato a imbrogliare un po' sulle date per far credere a Mike. Who helped me cheat on the dates to make Mike believe that. Continui, signor giudice. Che stava per diventare padre. He was going to be father. L'ha presa molto bene, siamo anche andati a bere champagne. He took it very well, we even drank champagne. Per farla breve, sono diventata la signora Clark. The story short, I have become Mrs. Clark. Io penso spesso a te e a Charlotte. I often think of you and Charlotte. Non ridere quando vedrai Prosper pensando che diventerà padre senza saperlo. Don't laugh when you see Prosper thinking how he's going to be a father without knowing it. Bacioni, Mimi. She sends her kisses. L'ha fatto apposta, commissario. Come potevo prevedere che il signore mi avrebbe dato un pugno in faccia? Well. I'd like to know what are you going to do about the argument that we had at the hotel. Vorrebbe sapere che seguito intende dare alla disputa che avete avuto in albergo. Gli dica che è già dimenticata. Forget it. May I go? Sì, certo. Anche lei può andare, la ringrazio. Ha ottenuto quello che voleva, vero? Non avevo scelta. Clark si risposerà con la signorina Darroman e c'è il bambino. Un bambino che è figlio di Prosper Donge. Vale a dire di un uomo che è in prigione sospettato di omicidio. Sicuro, solo che è il figlio. E noi non possiamo farci niente. Lei ha figli, commissario? No. Buonasera, signor giudice. Ho parlato con il portiere dello stabile dove abita Aubervilliers. È povero, quasi alla miseria. Siediti. Ho anche parlato al telefono col direttore del sanatorio di Puyfortin. E allora? Fagonet ha dovuto interrompere gli studi per motivi di salute. Tubercolosi.
Ha raccontato al portiere che ha imparato a ballare mentre era in sanatorio. Quando è uscito è venuto a Parigi. Ha risparmiato per farsi raggiungere dalla madre e dalla sorella. Abitano con lui in due camere cucina. La sorella ha una malattia alle ossa. È paralizzata. I vicini dicono che Fagonet è un ragazzo simpatico, coraggioso. Il portinaio mi ha confessato che vorrebbe avere un figlio come lui. Ha preso lo pseudonimo di Eusebio Fualdès quando è entrato al Majestic come ballerino 2 anni fa. Gli capita spesso di dormire all'hotel? Sì, specialmente quando le serate danzanti si prolungano fino a tarda notte, come la notte del delitto. Ho anche saputo che ha ballato varie volte con la signora Clark. Quanto guadagna? Tra i 4 e i 5.000 al mese con le mance, quello che spende per la madre e la sorella. Niente droga? No, ho telefonato al suo medico. Dice che nello stato in cui si trova Fagonet la droga sarebbe letale. L'organismo non resisterebbe. Grazie. E il contabile? Ramuel Jean Oscar, 48 anni, nato a Grenoble. Lì non ho trovato molto su di lui, a parte l'iscrizione alla scuola d'arte grafica a 18 anni. È arrivato a Parigi 6 anni fa, dopo aver vissuto diversi anni in Egitto, a Londra e a Panama, dove ha lavorato per una compagnia marittima franco-belga che è fallita. È tornato in Europa con una certa Marie Deligeard, un'ex prostituta incontrata in America del Sud. Secondo il padrone della birreria dove cenano il venerdì, è una rompiscatole che raglia per dire sì o no. Sono sposati? Non in Francia, comunque lui la presenta come la moglie. Tornati dall'America, hanno vissuto sulla Costa Azzurra. Con i soldi della compagnia che è fallita. Finiti presto, dopo qualche mese erano di nuovo a Parigi. E come hanno vissuto? La moglie è tornata al suo vecchio mestiere? No. Lui è entrato come contabile da Michaud e figli. Sa, la famosa banca. Sì, che è fallita. Esattamente. Poi è entrato al Majestic. Hai avuto il tempo di fare un salto al Majestic? Sì. Il direttore è soddisfatto, dice che è un eccellente contabile. Hai chiesto se gli capita di passare la notte al Majestic? Sì. Sembra che dorma nel suo ufficio tutte le volte che litiga con la moglie. Pronto, il signor Devison? No, le telefono perché ho avuto l'impressione che il signor Clark sia disposto ad aiutarci. È da voi in questo momento? Molto bene. Gli può domandare se la signora Clark riceveva spesso lettere dalla Francia? So che ne ha ricevuto almeno 3 negli ultimi anni. Sì, aspetta. Sì? Dice ogni 3 mesi. Somme importanti. Mandava degli assegni. Di quale banca? La banca del Michigan. Si accomodi, signor commissario. Ho preso il suo fascicolo, eccolo. Il signor Donge è con noi da 5 anni. E anche di più perché il suo conto è stato trasferito dalla nostra agenzia di Aix-les-Bains. Mi può dire l'importanza? Sì, com'era il conto all'epoca di Aix-les-Bains? Molto modesto, signor commissario. Piccoli risparmi. Quanto aveva quando è venuto a stare a Parigi? Più o meno 45.000 franchi, dopo 5 anni di risparmi. E ha continuato a risparmiare? Fino a che non ha acquistato la casa. Poi non restava quasi più niente sul suo conto. 3 anni fa ci ha scritto per comunicarci il cambiamento di domicilio e pregarci di mandare la corrispondenza al 114 di Rue Rumur. Ha detto 3 anni fa? Sì. Posso controllare la data esatta se vuole. Lei ha mai visto il signor Donge personalmente? Prima sì, ma dopo quella lettera non più. Non vede il signor Donge da 3 anni? No. E quali operazioni vi ha chiesto di effettuare in questi ultimi 3 anni? Devo confessarle che sono rimasto piuttosto sorpreso questa mattina. In seguito alla sua telefonata ho esaminato il fascicolo del signor Donge e ho constatato che da 3 anni, da quando ha cambiato indirizzo, riceve regolarmente assegni tratti sulla banca del Michigan di Detroit. Ogni 3 mesi, non è vero? Sì, esattamente. Ogni trimestre. Quanto corrisponde, grosso modo, l'ammontare di questi assegni? 600.000 franchi. E questi soldi sono sempre rimasti sul suo conto? Sì, il signor Donge non ha mai fatto prelievi. Ma 3 giorni fa abbiamo ricevuto una sua lettera che non conteneva il consueto assegno. Ci chiedeva semplicemente di predisporre un assegno al portatore su una banca di Bruxelles. Una operazione corrente. Un assegno di quanto? Di 580.000 franchi. Ha già inviato questo assegno? L'abbiamo inviato a lui direttamente. Vale a dire? 114 Rue Rumour.
posso aiutarla? Commissario Maigret, polizia giudiziaria. Lei ha ricevuto una lettera indirizzata al signor Prosper Donge ieri mattina? Sì, e l'ho portata immediatamente alla posta. Come mai? Ecco, sono 3 anni che il signor Donge mi ha incaricato di rispedire tutta la posta che arriva a suo nome. E a quale indirizzo la rispedisce? Un momento. Fermo posta privata Gardel, 42 Rue San Bernardo, 10ª circoscrizione. A che nome? Ma non c'è nome, ci sono solo delle iniziali, GMD. E lei l'ha spedita ieri mattina, è così? Al volo. Sempre al volo. Signore. Commissario Maigret, vorrei sapere se stamattina ha ricevuto una lettera indirizzata a GMD. Perché lo vuole sapere? Se non le spiace, sono io che faccio le domande. Lei riceve lettere con iniziali. È proibito dal regolamento. Sì, ma ho regolare licenza. Quello che è vietato alla posta pubblica non è vietato a quella privata. Naturalmente. Io voglio sapere se lei tiene un registro con il nome completo dei suoi clienti. E verrebbero qui i miei clienti se dovessero dare il loro nome? Se così fosse, potrei chiudere subito bottega. Buongiorno, signore. Grazie, arrivederci. So che stamattina ha ricevuto una lettera indirizzata a GMD. È possibile, ma non me ne ricordo. Può cercare in tutte le caselle se ha tempo da perdere. L'hanno già ritirata, allora. Quando? Non lo so. E anche se lo sapessi, non credo che potrei dirglielo. Non faccia il furbo con me. Le potremmo chiedere di chiudere bottega uno di questi giorni. Mi minaccia, signor commissario? Ci hanno già provato altri. Ma come vede, la bottega è sempre qui. Da 25 anni. Bene. Adesso, se non le spiace, vado a mangiare. Lei ha mai visto quest'uomo? Ha una voglia di vino sulla guancia destra. No. Pronto, Lucien? Ascolta, bisogna sbrigarsi. Fai avvertire le banche in Francia e in Belgio che se qualcuno presenta un assegno del Credit Lyonnais di 580.000 franchi, sì, un assegno al portatore, da parte di Prosper Donge, non devono accettarlo. Sì, è tutto. Siamo nella merda, signor commissario. Sarebbe a dire? Siamo state dal giudice e aveva convocato Charlotte questa mattina. Io che ci posso fare? È un suo diritto. È in uno stato pietoso. È vero che ha confessato tutto? Non ha confessato niente. Stia tranquilla. È l'idea più furba che il giudice Bonneau si è fatto venire per farla parlare. Mi ha fatto sentire lo schifo dello schifo. Le sembro il tipo da mandare una lettera anonima per accusare Prosper mentre sono più che sicura della sua innocenza. Tanto fosse stata uccisa con la pistola. Potevo anche crederci. Sì, preso dalla rabbia. Un attacco di pazzia. Ma strangolarla. No. Non è da Prosper. No. Mi dica. Prosper versa sempre i suoi risparmi a Credit Lyonnais? Risparmi? È parecchio che non facciamo più risparmi, signor commissario. Da quando esattamente? Da quando ci siamo messi questa casa sulle spalle. 3 anni. Dal preventivo ci doveva costare al massimo 80.000 franchi. A tutt'oggi abbiamo già speso il doppio. E non è finita. Vuole dire che Prosper non ha più soldi in banca? Neppure un soldo. Neppure più il conto. Ne è sicura? Ma certo. Mi ricordo come fosse ieri, il giorno che il postino ci ha portato un mandato di 1.600 e qualcosa.
Sì, aveva scritto per chiudere il conto. Ti piacerebbe venire a controllare tutti i giorni, Jean-Pierre? Quello è il sostituto di Prosper Donge? Sì, è lui. Gradirebbe pranzare, signor commissario? No, grazie. C'è qualche novità? Sono desolato per l'arresto di Donge. Speravo che i giornali non parlassero del fatto. Per un hotel come il nostro è una vera sciagura. Lei che cosa ne pensa di Prosper Donge? È un ragazzo che avrei potuto portare ad esempio qualche giorno fa. Sa, qui ne passano di tutti i generi. Voglio dire, dal migliore al peggiore. Capisco. La lascio, signor commissario. Vai, approfittane, fatti invitare. Credo che il mio collega gradirebbe pranzare. Sì, sì, certo, nessun problema. Di José, non vedi che mi copri la caffetteria? Mi scusi, signor commissario. Ma no, colpa mia. Se mi cercano, torno verso le 5. D'accordo. C'è la pausa? Sì, questo è un momento di calma fino alle 4 o 4 e mezzo. Così i dipendenti riprendono fiato e ne approfittano per qualche commissione. Sì? Bene, d'accordo. Dove va il sostituto? Oh, l'ha chiamato l'economo per la consegna del fabbisogno di tè e di caffè. Tutti i giorni alla stessa ora? Sì, tra le 3 e le 3 e mezzo. Può prenderlo, io l'ho già letto. No, no, grazie. Pronto, Lucan, sono io. Va subito alla sezione finanziaria ed informati sul fallimento della banca Michaud e figli. Può essere che ci siano state irregolarità contabili. Sì, è urgente. Ci vediamo in ufficio. Va a fare un giro nei sotterranei e non lo perdere di vista, non si sa mai. Mi dica, è l'unica buca delle lettere questa? Sì, signor commissario. Il commissario Jolin mi ha confermato che Ramuel era l'uomo di fiducia di Michaud. Hanno effettivamente scoperto dei falsi in contabilità, tratte sulle quali erano state falsificate le firme di due clienti. Si è sospettato di Ramuel, ma Michaud non l'ha denunciato.
Secondo Jolin tiene in pugno il suo vecchio padrone in qualche modo. Ufficialmente Ramuel ha lasciato la banca per motivi di salute. Senti, non è venerdì oggi? Sì, di già. E non mi hai detto che tutti i venerdì Ramuel va a cena alla birreria dell'orologio? Vieni, andiamo a fargli una sorpresina. Buonasera, commissario. Buonasera. Sono qui da una mezz'ora. Ho messo il suo ispettore alla tavola accanto. Buonasera, Luca. Buonasera, commissario. Sei solo? Cameriere, mi cambi questa maionese. Non è fresca. È giallo scuro, sa di rancido. Guarda, guarda, signora Manuel. Che sorpresa, signora. Mia moglie, il commissario Maigret della polizia giudiziaria. Molto lieta, commissario. Grazie. Bistecca, patate fritte e birra. Tu cosa prendi, Luca? La stessa cosa. E un altro. Lei è a dieta? È per il suo fegato. Sa che cosa penso, signora Manuel? Penso che lei non ha mai avuto fortuna. È la cosa che mi ha colpito di più la prima volta che l'ho vista. Ci sono persone così alle quali non riesce niente e per di più si attirano tutte le malattie. Non lo dica. Lui ne approfitta per giustificare il suo caratteraccio. Con la sua intelligenza e il suo attaccamento al lavoro avrebbe dovuto fare 10 volte fortuna. Molto strano che non ci sia riuscito. Ovunque sia stato. A Panama, al Cairo, poi a Parigi. Ogni volta, dopo una rapida ascesa, si è ritrovato al punto di partenza. Sembrerebbe una fatalità. Quando trova un buon posto in una banca, quella fallisce. Per la verità, non mi aspettavo di incontrarla qui. La facevo già sul treno per Bruxelles. Come? Volevi andare a Bruxelles e non mi dicevi niente. Come lo spieghi, Jeanne? Una donna? No, signora, si tranquillizzi, non si tratta di donne. Suo marito, anzi, per meglio dire, il suo amico. È mio marito, signor commissario. Non so che le ha raccontato, ma ci siamo sposati. A Panama. Che andavi a fare a Bruxelles, Jeanne? Allora, rispondi. Sto aspettando. Non ho mai avuto intenzione di partire. Sono desolato, signora Manuel. Non intendevo disturbare il vostro tête-à-tête. Ho saputo questa mattina che ha ritirato quasi tutti i suoi risparmi dal Crédit Lyonnais e che ha chiesto che le fosse predisposto un assegno di 580.000 franchi su una banca di Bruxelles. Ha detto 580.000 franchi. Avevi 580.000 franchi in banca e mi facevi mancare il necessario. Rispondi, Jean. È vero che hai tutti quei soldi? Rispondi, delinquente! Io non capisco di che cosa parla il commissario. Hai un conto in banca? Io non ho un conto in banca e non ho 580.000 franchi. È vero o non è vero, signor commissario? Sono desolato, signora. Non volevo metterla in agitazione. Credevo che ne fosse al corrente. Finalmente capisco. Che cosa capisce? L'atteggiamento che aveva da qualche tempo. Troppe premure. Filava tutto liscio. Me lo sentivo che non era normale. Lui preparava il colpo. Ma bravo. Ti facevi il gruzzolo di nascosto. Mi facevi vivere con niente. E intanto ti preparavi a scappare. Porco. Un bel giorno chi si è visto si è visto. Mi sarei trovata sola con l'affitto sulle spalle. È sicuro che non ha un'altra, signor commissario? Signor commissario, non potremo andare da un'altra parte.
Me la pagherai, brutto porco. Calmati, Marie. Vedrai, tutto si chiarirà. Io non capisco come il commissario possa pensare... È sicuro di non sbagliare. Io vi conosco a voi della polizia. Se non trovate niente dove attaccarvi, vi inventate qualsiasi cosa per rovinare la brava gente. Niente scandali, signora, non serve a niente. Che significa? Significa, signora, che devo dichiarare suo marito in stato di arresto. Facciamolo con discrezione, sarà meglio per tutti. Usciamo tranquillamente come buoni amici. Prendiamo la macchina che ci aspetta qui fuori e andiamo a fare un giro al Quai des Orfèvres. Aspetti un istante, signora, per favore. Entri, signora Moll. Io protesto, signor commissario. Lei non ha il diritto. Non ne ho il diritto? Venga qui, signor Romuel. Forza, venga qui. Che cosa c'è? Niente. Ne avevo bisogno per rilassarmi. Lo so che non è molto regolare, ma fa bene. Domani il giudice ti interrogerà educatamente e saranno tutti gentili con te. Diventerai un divo dell'assise. Fate entrare tutti. Può venire. Credo che ci siano delle sedie per le signore, ma sarò breve. Accomodatevi. Lei può avvicinarsi, Prosper. Hai la chiave? Che cosa ha fatto? Che ha fatto? Ha continuato a fare quello che ha fatto tutta la vita, signora, dei falsi. Non dici niente, Jean? È vera questa storia di soldi e del viaggio a Bruxelles? Brutto porco! Si calmi, signora. La sua fortuna è che non le ha mai detto niente, altrimenti sarei costretto ad arrestare anche lei come complice. Signora Charlotte, devo confessarle qualcosa che Prosper non le ha mai detto. Quando lei ha creduto che fosse guarito e gli ha parlato della lettera di Mimì e del bambino, Prosper non era guarito affatto. Non le ha detto niente, ma un giorno, nella caffetteria, durante la pausa del pomeriggio, ha scritto una lunga lettera a Mimì. Se ne ricorda, Prosper? Sì. Ne ha scritte altre, vero? Quante? Tre. E non ha mai dovuto interrompersi, una volta perlomeno? Non è mai stato chiamato dall'economo per ritirare le provviste di tè e caffè per l'indomani? Può darsi. E la sua lettera è rimasta sul tavolino della caffetteria, proprio davanti all'ufficio del signor Ramuel, che attraverso il vetro poteva vederla dal suo posto. Ramuel lo sfortunato, che malgrado tutti i suoi falsi nelle scritture non riusciva a fare fortuna. Dove impostava le sue lettere, Prosper? C'è una buca delle lettere alla ricezione per i clienti. Il che permetteva a Ramuel di intercettarle facilmente. Ed è così che Mimì e la signora Clark, dopo tre lettere di un uomo innamorato, lettere in cui si parla soprattutto del figlio, comincia via via a riceverne altre, di altro tono. Con la stessa calligrafia e sempre firmate Prosper Donge, ma queste altre lettere sono minatorie, pretendono denaro, soldi. Il nuovo Prosper Donge vuole farsi pagare il silenzio. Ed è stato un bel lavoro. Prima ha dovuto affittare una casella postale e poi scrivere a Mimì che il nuovo Prosper Donge aveva cambiato indirizzo. Sfortunatamente, gli assegni che Mimì mandava ogni tre mesi erano a nome di Prosper Donge. Ed è qui che al falso Prosper Donge, Jean Ramuel, si offre un'occasione provvidenziale. Il vero Prosper Donge, che arriva a malapena a fine mese, scrive alla sua banca per chiudere il conto e chiedere di spedirgli il saldo a casa. Ramuel lo sa perché intercetta la sua posta. E non è la lettera del vero Prosper Donge che arriva al Crédit Lyonnais, ma un'altra scritta da Ramuel e che comunica un semplice cambio di indirizzo. E così da quel momento la posta della banca arriva al 114 di Rue Romure.
Jean Ramuel riceve gli assegni dagli Stati Uniti e li versa sul conto che nessuno aveva mai dato ordine di chiudere. I 1500 franchi che ha ricevuto lei a casa è stato Ramuel a mandarglieli a nome della banca. Una truffa ben congegnata, come vedete. Così minuziosamente studiata che Ramuel non si fida dell'indirizzo di Rue Romur e per precauzione fa rispedire la corrispondenza ad un fermo posta privato, Gardel. E qui si presenta l'imprevisto catastrofico. Mimì, la signora Clark, arriva a Parigi, una suite al Majestic. Da un momento all'altro il vero Prosper Donge può incontrare la madre di suo figlio e provarle che non l'ha mai ricattata. Tuttavia, la morte della signora Clark non è stata premeditata. Prosper apprende per caso da una donna delle pulizie che Mimì è arrivata all'hotel. Le scrive, le chiede un appuntamento per parlarle del figlio. Ramuel è agitato, non lascia più il sotterraneo. Ha visto il biglietto, ma non ha potuto impedire l'appuntamento. E poi l'imprevedibile. La gomma bucata. Prosper Donge arriva all'hotel con 10 minuti di ritardo. Ramuel vede Mimì che aspetta, vicino allo spogliatoio. Allora tutto vacilla, tutto precipita. Pensa che stiano per scoprire la macchinazione, la strangola. Nasconde il corpo nell'armadietto. È certo che la mobile inchioderà Prosper Donge e niente invece farà nascere sospetti su di lui. Poi va tutto troppo in fretta. Scioccamente scrive una lettera anonima imitando la scrittura di Charlotte, che conosce dai molti biglietti di lei visti nel cassetto di Prosper. Ha qualche dettaglio da aggiungere, signor Ramuel? Lei aveva ragione a credere che presto l'avrebbe abbandonata, signore. Aspettava di avere sul conto una cifra consistente per partire solo, curarsi il fegato all'estero. Fallo portare in carcere. Ecco, è finita. I want an appointment as soon as possible. That's what about the child and everything, you know. Very important. Yes. Scusi, signor commissario, il mio cliente terrebbe ad un colloquio con lei, il signor Donge, nel mio studio, prima possibile, riguardo al bambino. Grazie. Thank you.